Ecco la fine di un vasetto di Nutella. Cosa prepariamo alle 10:30 di sera? Ci serve questo, una bottiglietta d'acqua. Andiamo a riempire la moka quasi fino all'orlo. Andiamo a mettere un po' di caffè decaffeinato, così lo possono mangiare anche i bambini. Devo dire la verità, possono mangiarlo anche col caffè normale, ma meno caffeina gli si dà, poi dormono meglio la sera. Facciamo la classica montagnetta. Andiamo a chiudere con una sola mano perché non ho l'assistente che mi fa i video stasera. Bene, accendiamo e mettiamo la moka sul fuoco. Bene, il caffè è pronto, versiamo che si raffreddi, piatto più grande che ho. Un tiramisù un po' particolare con la crema, la Nutella e aggiungiamo per dare un po' di consistenza il mascarpone. Già preparato il caffè e i nostri savoiardi. Allora ho aggiunto un po' di zucchero a velo al mascarpone. Vedete che provo a vedere col Diego. No, amore. Andiamo a mangiare il mascarpone. Vedi se ti viene. Facciamo un po' di latte Non di. è latte, è la crema da montare. Ce la montiamo. Andiamo a prendere un po' di Nutella, che era parte tutto. Ecco, volta la Nutella, niente, More. troppo piccole. Ehi, fai tu, sei più bravo. Ma dopo posso ciucciarlo? No, No, col Deo! More, si fa così, ah. Come ho No, col avuto Deo! che. Dopo mi More, dici ma subito. che me ne frega, E se va. mi, anche, mi metto anche. Giancarlo? Mamma che cattiva stasera, sarà che sia tarda serata. Via, con la Nutella. E dopo aver preparato la cremina, cosa si fa col caffè? E bisogna anche ciucciare le fruste del frullatore. Bontà sta crema. Le solite Ladyfinger che si trovano qui in America sono simili ai nostri savoiardi, se non uguali. Andiamo ad analizzare un Ladyfinger. Sì, cosa ne dite? È uguale a un savoiardo? Dai, vai con la pinza, butta dentro, gira e metti là. Vai con la pinza, butta dentro, va che ne stiamo qua fino a mattina se fiamo così, fa, te faccio vedere Perfetto. come che si fa, ti lo capi uno, ti lo butti dentro, Ma amore, così, e dopo te lo giri con la pinza e vai, e dopo ti lo capi con le mani, vabbè, è per uno va con la scoppetto, pinza, per non. stracciarti le dita con il caffè. Adesso mettiamo come al solito la crema, come qualsiasi altro tiramisù. La particolarità di questo è che è stato fatto con la Nutella e non ci sono le uova, quindi è un po' più sano. Vediamo l'Aurora in procinto di mettere il secondo strato. Ho dato il mio contributo perché ho messo dei rinforzi lì. Comunque mica do il metoco. Giancarlo! Adesso mettiamo il coperchio, lo mettiamo in frigo per tutta la notte e domani ce lo papperemo. Fine, cosa si fa col cucchiaio di Nutella quando si è finito di fare qualcosa con la Nutella? Guarda che roba, Aurora. Sì, conosco la Carla. Guarda, no, no, non la spreco, la rimetto dentro al vasetto, ma non si stacca. Niente, si fa così. Che schiuffo! Buonissima.